Salve a tutti, buonasera, buonanotte quasi, l'arrivata sono le 9:30. Ciao ragazzi, ciao Ben, a tutti. Belli Date cielo, al e suo brutti, come al solito, se ci si vede, se si vede, se si sente, così noi siamo a posto. Ovviamente aspettiamo sempre qualche minuto. come al solito, se avete qualche in questi 5 minuti di accademici, se avete qualche domanda, Ok, ciao ciao Paolo. Paolo, presente, ok, perfetto. Se volete farci qualche domanda sui temi passati, Vai, le presenti. facciamo dopo le domande. Comunque, questa, sai che stavo pensando già? Perché questa cosa che ci vediamo noi due, diciamo, su questa live con queste faccione davanti, ormai tutti i talk show, i telegiornali che tu vedi, sono tutti così. Sono tutti, quindi siamo ormai un layout standard proprio per la TV. Massimo, quanto sta facendo? Ti ho fatto una domanda sulla pagina chiusa. Quanto sta facendo il tuo trade? Perché il mercato è arrivato fino a meno 90. Lo stai guardando? Spero di sì. Ciao Giuseppe, ciao Invece Massimo, ciao Giorgio. di guardarti la diretta sulla cover e call, stai guardando il trade? Perché ti abbiamo fatto il commento sotto l'altro giorno che se il mercato accelerava a ribasso, ti faceva $1.000 glieli portavi a casa. Quindi Giuseppe. io sono convinto, spero che tu stia controllando. Ciao Rispondi. Daniele, ciao Antonio. Ciao a tutti. Massimo ha fatto un trade meraviglioso. Ma Infatti ne stavo... Marco, ne Marco, stavo parlando, infatti. stavo parlando, ma è un trade, diciamo. Sì, è be molto bello, però insomma, è abbastanza. È tipo quelli che fa Massimiliano, anche quelli che ha Ciao fatto Massimiliano. anche qualcuno, ha pubblicato anche Paolo, abbiamo visto, insomma, un po' tutti. Sì, Ma tu, sono tutti mostri, siete? infatti noi siamo un po' Infatti, io preoccupati. neanche intervengo più. Se ci togliete il lavoro, fate voi il prossimo corso, lo facciamo noi. Siamo stati, o siamo dei bravissimi formatori, tutor, O evidentemente. più probabilmente avete voi una grandissima culo e fortuna. No, vabbè, dai. Diciamo che oggi il mercato ti è venuto incontro, Massimo, perché c'avevi un trade ribassista. Però era un trade free, quindi male che vada, Ah, sì. vinci. Infatti, oggi parlavamo con un amico, no? Riguardo al future, questo entrava long short, no? E stavamo prima della diretta, io e Giuseppe stavamo un po' commentando questa cosa, dicendo che veramente una volta che cominci a fare opzioni, no? E lui entrava, no? Ho visto qui, ho visto questa candela, ho visto questa posizione, ho visto questa entrata, perché secondo me adesso hanno stornato che ha detto, hanno stornato i fondi, insomma, tutte queste. Scusate, ste cagate, che veramente stavamo dicendo a Giuseppe che non ce la facciamo più a sentire, cioè una volta che entri nel concetto delle opzioni e del fatto che comunque sia il mercato è random, punto, cioè se tu prendi una candela e ti ritraccia, rialzo, entri long, è culo, mentre con le opzioni non hai questa cosa perché tu semplicemente entri in una direzione, se ti va male lo proteggi, lo correggi, come sappiamo tutti, e quindi veramente, in effetti, sentire questi grandissimi esperti o che hanno Ma visionari. lui è bravo, diciamo. È Cioè, bravo, però no, facciamo una non è partita. perché è bravo, non è uno di quelli che fanno là gli angoli quadrati medi, là, Sì, però e onda Giuseppe, è di. faticoso sentire questi che dicono che adesso il mercato andrà su No, perché va chiuso. Come fai a sentire? guarda, ma io sono bombardato da questi che mi mandano. Cioè, c'è gente che io, più che altro, a me la cosa che fa un po' specie, no? È questa gente che sa sempre. O ha parlato delle divisioni private, no, perché non è alternativo, fanno tutto insieme. Bombardano di post tutti i siti, ci sono migliaia di pagine, loro su ogni pagina bombardano Sì, con le ma loro poi analisi. la previsione della direzione è veramente una cosa che ormai Bravo, non questi fanno analisi, si no? Fanno analisi su tutto, cioè sulle criptovalute, su Apple, su Finmeccanica, su mia nonna in carrozzella. Oh, beati loro, ragazzi. può. Sì. E di loro, tanto di cappello, ma io lo dico davvero, sembra che
lo dico con grande ammirazione. Io se dovessi fare un'analisi di un titolo, siccome faccio un'analisi fondamentale, non so leggere i punti quanti, i file onde, i cicli, queste cose qua, io ci metto 2 anni per fare un'analisi di un titolo, quindi... Sì. Immagino... Che vogliamo fare? Vogliamo partire? Ma io direi di sì, sono passati 5 minuti, io partirei... 19.37, sì. Io partirei con... Ciao Antonio, ciao Mare, ciao Renato, ciao a tutti, comunque. Ha ragione Antonio, sono i maghi Telma, anzi, il mago Telma del mercato. Allora ragazzi, noi abbiamo oggi, siccome l'altra volta abbiamo parlato di Married Put, e qualcuno ci aveva scritto un po', diversi di voi ci hanno scritto parlando della covered call come una... un'altra strategia che genera income, abbiamo ripreso e un po' aggiornato delle slide che avevamo già, ops, questo Slack, devo farlo vedere che è Scott, le vedete le slide? Sì. Un po', diciamo che più che, diciamo, abbiamo anche pensato di parlare della covered call proprio perché è, se vogliamo, un po' l'opposto alla Married Put. È sempre considerata una forma di protezione di una posizione, diciamo, in titoli, quindi è considerata protezione come la Married Put, che è sempre una put in protezione. Quindi da una parte è possibile proteggere comprando la put, e dall'altra parte è possibile proteggere, vedremo come, vendendo la call. Quindi sono due trade che hanno, diciamo, più o meno la stessa funzione. E quindi abbiamo pensato che, visto che avevamo parlato della Married Put, era anche giusto riparlare, anche se è un argomento che avevamo già preso sulle dirette che facevamo e di cui c'è anche un... No, ci sono materiali nuovi oggi, perché poi abbiamo trovato altre cose che secondo me sono interessanti, le vogliamo far vedere. Dunque, è una delle strategie più usate da chi investe in titoli, perché normalmente considera che gli americani, no, hanno i loro fondi pensione, mi pare che siano i 401, 411k, non so come si chiama, e loro praticamente comprano titoli su questi fondi, e per aumentare i rendimenti fanno la covered call, che adesso vediamo in cosa consiste. E, sì, come già questa seconda frase si usa quando si prevede un movimento al rialzo o al ribasso non eccessivo, vi fa capire che cosa, perché la fanno. La fanno perché la chiamano strategia di income per aumentare i rendimenti. Allora, il premio che si guadagna quando vendete una call, quando si vende la call, è una usata come protezione, ovvero, come vi stavo dicendo prima, amplifica il rendimento, aumenta il rendimento del titolo. Posto in certe condizioni che poi vedremo meglio dopo. E ovviamente la nomenclatura, diciamo, la definizione di covered call è legata al fatto che se la nostra call short viene esercitata, chi l'ha venduta, cioè noi che l'abbiamo venduta, non abbiamo problemi perché è diciamo coperta e backuppata dai titoli. Quindi se noi vendiamo delle call, le vendiamo sempre in relazione ai titoli che abbiamo in portafoglio, e se abbiamo per esempio 150 titoli, venderemo una sola call che copre 100 titoli, e siamo quindi certi che la call, se dovesse scadere in demani e venisse esercitata, avrebbe comunque come contropartita i titoli. Peraltro, no, sui conti degli americani, i conti di pensione degli americani, non potreste vendere una call ovviamente se non avete i titoli. E, dal collar, no? Siamo partiti l'altra volta per farvi vedere la differenza fra il collar, che poi è quello che imparate nel corso gratuito che trovate sul nostro sito, e abbiamo fatto un'analisi su Apple, sui valori che aveva Apple prima dello split, quando stava più o meno intorno ai $200. Il collar, lo sapete, no? Io ho il titolo, poi mi compro una put per proteggermi e mi short una call. Per coprire, se non tutto, almeno in parte, il costo della put. E la covered collar è semplicemente il collar senza la long put, quindi in sostanza togliendo la long put mi rimangono il titolo e la short call, e come ho detto in gergo la chiamano covered call. Abbiamo fatto un esempio su Apple,
all'epoca, parliamo di qualche mese fa, con i valori che vedete di Apple, no? In quel momento Apple stava a 190, stava intorno ai $200, e andando a vendere a 30 giorni una call con scadenza a, quindi a circa un mese, con strike 210, si andava a prendere più o meno $202.86, quindi $286, con il risultato di avere una protezione se Apple scende, perché io ho Apple a 199, se Apple scende, quei $2.86 che ho guadagnato, diciamo più o meno $3 che ho incassato, mi proteggono più o meno fino a 196. Quindi da 199 meno $3 a 196, 196,14 per la precisione, io in caso di discesa non sono, non ho rischi, perché l'incasso della call mi dà una, un edge, mi dà una protezione. Oh, ovviamente, ovviamente di controparte c'è che se invece Apple sale... No, non c'è, scusa, hai ragione. No, perché non ricordavo la slide, Giuseppe. Ce l'abbiamo tutto. Okay. Se sale, ovviamente, avete il, l'effetto opposto, no? Adesso il titolo è 199. Voi avete incassato i famosi 2,86, diciamo $3 per fare i conti pari. Quindi è come se aveste già incassato un potenziale rialzo di $3. Quindi da 199... No, fino a $3 siete indifferenti per chi l'avete già incassati. Però se fra 30 giorni, come vedete nella slide, il titolo invece di $3, quindi invece di arrivare intorno ai 202, arriva a 210, con il solo titolo avreste guadagnato $1,100, no? Avreste guadagnato circa 11 punti. Ma con la covered call, siccome a 210 il voi dovete vendere, avrete guadagnato i $1,100 più i 286 già incassati. Tuttavia, se Apple dovesse salire da qui alla scadenza di, invece che a 210 a 220, quegli ulteriori $10 da 210 a 220 non li prendete, perché ovviamente la vostra call verrà esercitata e le azioni vi verranno ritirate, sarete forzati, sarete obbligati, diciamo, ex legge, a venderle a 210, quindi l'ulteriore rimbalzo a 210 a 220 non lo prendete. Quindi, riepilogando, è quello che vedete qua: se prima della cadenza il titolo supera i 212,86, il vostro guadagno resterà sempre fisso a 1386, cioè il vostro massimo guadagno è lo strike della call venduta più il premio incassato. Quindi avete venduto una call a 210, il massimo guadagno è da 199 a 210, sono 11 punti, più i 2,86 sono i 13,86 che abbiamo calcolato. E infatti il massimo guadagno sarà sempre 1386. Se il titolo scende, sarete sempre protetti fino a 196,14, avete una copertura praticamente totale fino a 196,14, ma da 196,14 in giù non avete più nessun tipo di copertura, e per ogni centesimo che perde Apple la vostra posizione perderà altrettanto. Aspetta, però fermiamoci un secondo, volevo sottolineare una cosa, ritorno un attimo. Allora, quindi per non so se forse siamo andati un po' troppo veloci, penso che la cosa sia abbastanza semplice e chiara da capire, per se qualcuno non ha capito poi lo vediamo dopo con le domande. Però, visto che la volta scorsa avevamo parlato della market put, vedete qual è la differenza? C'è sempre una sorta di protezione, però la market put permette di avere una massima perdita sotto la quale non si può scendere, cioè il mercato può anche arrivare, il titolo può anche arrivare a zero, ma la perdita rimane quella. Qui invece si è protetti fino a un certo punto. Di contro però la market put permette di guadagnare all'infinito se il titolo sale. La covered call invece, nella parte bassa, quindi se il titolo va giù, noi non siamo protetti all'infinito, non siamo protetti fino a zero, ma siamo protetti solo per il valore del premio incassato dalla call. Quindi siamo protetti poco, diciamo, però, e abbiamo un massimo guadagno che è praticamente limitato, che è a differenza della market put. Però, diciamo, la market put è a debito, quindi noi la put che andiamo a comprare la paghiamo e abbiamo un costo, mentre qui abbiamo un premio. Okay. Quindi sono due cose che non è né una meglio dell'altra, né l'altra meglio, non c'è una meglio o una peggio. In realtà sono due forme diverse
che poi, come abbiamo visto sulla slide iniziale, messe insieme creano poi quello che è il collar fondamentalmente, e quindi sono due forme di protezione unite che in qualche modo vanno bene tutte e due, dipende poi dalle circostanze, diciamo, di mercato. Però ecco, fissatevi su una cosa di quello che vi sta dicendo, su due punti anzi dei quali vi sta parlando Paolo, no? In un caso le due strategie, no? Hanno una sostanziale differenza. Nell'un caso, nella Madrid put, state comprando premio, cioè state investendo soldi per, state spendendo altri soldi rispetto a quelli che avete già speso, ok? Nel secondo caso della covered call, invece state incassando premio. Infatti spesso si dice, più o meno propriamente, che la covered è una delle strategie income, perché obiettivamente voi avete un income, avete un introito di denaro. Ma questa è la differenza fondamentale, che ve la dico perché poi abbiamo fatto uno studio, cioè in realtà abbiamo studiato uno studio fatto da persone ben più importanti di noi, del quale condivideremo qualche punto. Quindi adesso andando avanti un po' più velocemente, abbiamo detto che qua il massimo guadagno da capo è semplice: voi avete una call a strike 210, quindi da 199 prezzo attuale a 210, in caso di rialzo, quel rialzo ve lo pigliate tutto e sono 11 punti. In ogni caso vi prendete anche il premio incassato, quindi 2,86 dollari della vendita della call. Quindi se Apple sale fino a 210, il vostro massimo guadagno sarà 1386. Se dovesse salire oltre i 210, il vostro guadagno massimo sarà sempre 1386 e non potrà più aumentare, perché da lì in poi, come abbiamo detto, la vostra call sarà esercitata. La protezione che al ribasso è pari esclusivamente alla differenza fra il valore attuale del titolo e la somma incassata, i 2,86 incassati per la vendita della call, e non c'è altra protezione. Quindi in realtà la protezione è limitata all'incasso della vendita. Beh, lo noto. Attenzione però, questo è il grafico che risulta dalla vendita della call strike 210 contro un sottostante Apple che in quel momento quota 2,99. Se guardate questo grafico, no, se ricordate anche dalle lezioni che abbiamo fatto all'inizio di Option Fundamentals, questo grafico è esattamente identico, e purtroppo noi siamo sempre costretti a parlare di sintetici equivalenti. La covered call è il sintetico equivalente alla naked put, così come alcuni dicono, non noi perché noi ovviamente ci atteniamo alle lezioni dei grandi trader italiani, alcuni dicono che quando si compra il sottostante e si compra una put sia uguale ad una call sintetica, ma questo non è vero, lo sappiamo benissimo, stando agli esperti italiani non è vero. Diciamo che dal punto di vista sintetico, però, la naked put è equivalente alla covered call. E qua succede una cosa simpatica, no? Che è una delle cose che fa incacchiare di più Scott. Il quale ma c'è una cosa che non molti sanno, devo dire la verità. Non molti sanno. Però con Scott si scaglia spesso, no? Contro un fatto che adesso andiamo a vedere. Qua abbiamo detto, entriamo nei sintetici, ne parleremo. Vi bombarderemo di Synthetix nel corso Option Advanced che faremo poi nel gruppo privato, cioè che è già pronto, vedete che ci stiamo lavorando, ma che faremo nel corso Advanced, e sui Synthetix, credeteci, ci staremo molto tempo perché sono fondamentali. Synthetix, Box, Three-Legged Box, queste cose qua, Jelly Rolls, queste cose qua, dovete sapere. Ma non perché è teoria, perché hanno un'applicazione pratica che vedremo, che può farvi guadagnare tanti soldi in termini di ottimizzazione delle posizioni di utilizzo di certi synthetics rispetto alle posizioni, diciamo, naturali, che soffrono di bid-ask spread molto ampi. E questa è l'info che fa incazzare Scott. Negli USA, quando voi aprite un conto, immagino che lo sappiate, quando avete aperto un conto su Interactive, su Trustyworks, anche su TradeStation, c'è un questionario da compilare e c'è da selezionare, da richiedere, diciamo, un'autorizzazione al trading in opzioni che è graduata su dei livelli. Paolo qua ne aveva messi, in queste settimane ne aveva messi 4. Io adesso stiamo prendendo... Sì, sono 5 forse? Adesso sono 6.
6. Sì, perché questo varia, al tempo erano 4. Sì. Chicca, che poi vabbè, condivideremo nel gruppo chiuso, abbiamo appena scoperto un altro broker meraviglioso che non dava adito, non permetteva l'idea di scrivere, di fare trading, però poi parlando, scrivendo, telefonando, rompendo le balle, ci hanno detto che possono fare delle eccezioni per gli italiani, però chiedono il pagamento di una fee di $20, ma le commissioni sono mostruose, ragazzi, questi qua hanno un packaging commissionale che può essere a scelta di chi lo fa di, mi pare siano 50 o 30 o $50 al mese, e poi non pagate più commissioni, al di là di alcune fee fisse che dovete pagare per i broker. Quindi questo è un po' il lavoro che facciamo poi con Paolo e con gli altri amici con i quali ci sentiamo, sia italiani sia stranieri, andiamo alla ricerca di queste chicche che non tutti conoscono e le sperimentiamo, perché scoprirle è un conto, poi ci mettiamo sempre la faccia oltre che i soldi, e adesso stiamo prendendo un conto su questo blog del quale per il momento preferiamo non rivelarvi il nome per non scatenare corse inutili, perché lo vogliamo prima testare noi e vedere se è valido, se le piattaforme vanno bene, ci metteremo un po' qualche migliaio di dollari, lo proveremo, poi se è valido lo condivideremo nel gruppo. Comunque, adesso tornando ai livelli, adesso 4 o 6 che siano, i livelli sono sostanzialmente dei livelli di autorizzazione. Il livello 1 è il livello più semplice per i fessi, diciamo. Scusate, non per i fessi, per i neofiti, cioè vi dicono non sapete fare un cavolo, quindi potete fare soltanto le opzioni in acquisto. Quindi comprate le call, comprate le put, oppure potete fare le covered call e le cash secured put. E poi andando avanti arrivate al livello 2, al livello 3, al livello 4, quello che è proprio per quelli esperti e quelli bravi, quindi per quelli che vi insegnano che la put, che la merit put non è uguale al... Scusate, ma questa cosa non mi scende. Vabbè, diciamo, quegli esperti che possono fare, come vedete, anche le naked, cioè possono shortare tranquillamente le call o le put. Allora, se dove sta la cosa che fa incavolare Scott, che è obiettivamente un'incongruenza? Se siete dei novellini, voi potete fare tranquillamente delle covered call, ma guai a voi se prendete delle naked put. Peccato che sono la stessa cosa. Sì, quindi... allora, però c'è da fare sottolineare una cosa, no? Allora, è una cosa assurda, cioè nel senso, in effetti è esattamente la stessa cosa, no? Però c'è da dire che nel caso della covered call, ovviamente già si è in possesso del sottostante, quindi già si è preparati a cioè il nostro capitale, se vogliamo, quello è un qualche cosa che permette di non permette al trader inesperto di fare un money management sbagliato, quindi anche se poi lì dipende da quanto ti margina la naked put, perché se ti margina quanto la cover call è esattamente una grande stronzata, quindi quindi sì, in realtà dipende dal margine, però sì, fondamentalmente c'è anche un'altra cosa, no? Se tu sei mettetevi anche nei panni dell'americano, no? Voi state accumulando i soldi per la vostra pensione e state comprando Apple, state comprando IBM, state comprando nomi insomma importanti, non andate a comprare sozzerie di roba volatile o roba sulla quale magari vi si può azzerare il conto. Quindi, ma la cosa importante è che quando voi fate la covered, no, avete un conto importante sul quale avete i sottostanti, quindi no, il broker sa benissimo, ovviamente i trader che lavorano per i broker sanno benissimo che la vostra covered call è una synthetic put, però un conto è shortare, no? una put su Apple senza avere il sottostante. Voi certo, magari siete degli sbarbati, cioè, magari ve ne andate in vacanza e non vi accorgete di quello che succede. Nel caso invece della covered call, male che vada, cioè, anche se la vostra non prestate attenzione al vostro conto, Apple dai 199 che abbiamo visto nell'esempio scende a 80, peggio per voi, poi comunque perdete, però cioè, ci rimettete le azioni. Però quindi, di base è esattamente la stessa cosa, cioè quello che perdete con Apple la cover call, la cover call la perdete con Apple. Identico, non cambia. Perché lo diciamo? Non perché lo dico Giuseppe e Paolo, ma ragazzi, perché se ci fossero delle discrepanze, ci sarebbero delle operazioni di arbitraggio fatte da le grandi
trading firm che certamente non si lasciano scappare una discrepanza su Synthetix, la vanno immediatamente a coprire. Un tempo c'era pure gente che faceva soldi su questi arbitraggi, no? Quando non c'erano tutti i sistemi automatizzati, quando comunque c'era qualche possibilità, no, di disallineamento dell'informazione. Addirittura a volte si facevano arbitraggi su due piazze diverse. Il mio professore all'università mi spiegava di arbitraggi sul petrolio fatti fra Londra e New York, però adesso non me li ricordo, mi facevano, li facevano. Al momento, non, adesso non penso siano più possibili, perché comunque con la velocità delle macchine, con l'intelligenza artificiale, il machine learning va a velocità della luce, insomma, è difficilissimo che ci siano questi arbitraggi. Comunque, diciamo, tornando quindi a quello che era stata la lezione, diciamo, precedente, no? A noi ci dispiace, a me e Giuseppe, però, diciamo, la volta scorsa abbiamo visto tutti che ci chiedevano questa market put e noi abbiamo fatto vedere che semplicemente era una long call. Adesso la covered call, che è una naked put. Lo so che sembra come, diceva, è come quando Silvan, non so se ve lo ricordate, ai tempi nostri c'era Silvan come mago, e uno vede il trucco, ti fa vedere la cosa, ma tu dici come fa, poi una volta che scopri il trucco dici, ma è tutto qua, è una cazzata. Quindi fondamentalmente, purtroppo, Giuseppe, con sta cosa dei Synthetix, e mi sembra giusto che il trader in opzioni deve sapere queste cose, vi portiamo a vedere qual è la reale situazione. Quindi la market put è una long call, e la cover call e la naked put. Fine del discorso. Quindi tutto qua. Quindi inutile fare grosse... C'è gente purtroppo che ci fa dei corsi sopra, no? Alla cover call. E purtroppo, però la realtà è questa. Allora ragazzi, l'altra cosa. Noi ieri, no, e oggi, parlando con questo amico che fa specie di scalping sui future, no? E noi gli abbiamo fatto vedere come... lui fa delle posizioni grosse, delle posizioni che hanno marginazioni a 4 o 5 zeri. Noi abbiamo fatto vedere come, usando, invece di usare i mini SP future, può fare delle opzioni, può costruire la stessa identica posizione con le opzioni, con delle marginazioni di poche migliaia di dollari. Questo non vuol dire che il rischio sia diverso, il rischio è esattamente identico, perché se no, non, ripeto, non sarebbero Synthetix, cioè sono identiche dal punto di vista della performance, però hanno una invasività di margine minore e consentono di usare meglio la leva e consentono anche poi una maggiore flessibilità operativa, perché le opzioni sono più granulari rispetto al future, che è uno, è monolitico. E quando ne hai 10, sì, puoi fare qualche manovra, ma normalmente chi fa scalping sui future, no, almeno quelli che abbiamo visto fare noi, fanno gli scalping veri, fanno scalping con tagli da 100, 200, 500, anche 1000. Quindi... il sintetico ha questa potenza di poter replicare delle posizioni, e ripeto, lo studieremo alla fine, ci odierete per i Synthetix, ma vedrete che non è soltanto una fisima matematica sapere che la covered call è uguale a una synthetic naked put, ma è uno strumento, il Synthetix, che ti fa ti ottimizza certe situazioni che poi andremo a vedere, delle quali oggi non è il caso di parlare, perché non so. Allora, abbiamo detto prima, no? La naked, scusate, la uncovered call è una strategia di income, perché si entra premio. La married put è una strategia invece a debito, perché si investe in una protezione come se comprasse l'assicurazione. La domanda ci siamo fatti con Paolo: ma funzionano queste cacchio le strategie? Andiamo a cercare dei benchmark, e studiando. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo rimandato la settimana scorsa, perché abbiamo fatto degli studi, non noi, abbiamo cercato degli studi, e siamo alla fine andati sui siti del CBOE, su altri siti, abbiamo trovato questo studio fatto dalla Wilshire, non so come si pronuncia, Associates. Quindi tutto quello che vedete non è farina nel nostro sacco, ma è farina, diciamo, nel nostro studio. Questa è una tesi compilativa, che ha usato dei benchmark che ha creato proprio il CBOE, e sono questi che vedete qua. Allora, questo qua, guardiamone alcuni, non c'è bisogno di guardarli tutti, ma guardiamo in particolare, io non trovo più il mio puntatore, ma il primo è il BXM, che lo potete trovare, è un Buy Right Index. Che cosa vuol dire? È una strategia che compra, è come se comprasse l'indice Standard & Poor's 500, e ogni mese, proprio brutalmente, ciecamente, cioè ripetitivamente, ogni santo mese vende la call at the money sull'indice. Quindi simula, no, il possesso dell'indice. In questo momento l'indice sta a 3.840, mi pare,
Quindi se inizia oggi, compro l'indice a 3840 e gli vende contro una call 3840. Quindi è una un buy right, si chiama, fatto a the money. Quindi questa è una strategia, fra virgolette, di income. Quella dopo è uguale, però, vedete, vende, invece di vendere la, call a the money, vende una call con delta 30. Poi lasciate le altre, perché non finiremo più. Guardate le ultime due. L'ultima, la penultima è Puput, che facciamo stare le battutacce, Puput. La Puput è una strategia invece nella quale si investe. Vedete, compra sempre strategy that holds a long position, cioè c'ha una posizione lunga indicizzata, quindi che replica l'indice, lo standard del Pool 500, e compra una Put SPX come edge 5% out of the money, quindi è una married put. E l'ultima infine è la put, che cosa fa? Questa invece è una pura strategia di vendita di naked put. Vedete, vende una ogni mese vende una put a the money, cash secured, significa che ovviamente lui la vende avendo alle spalle, no, la protezione in cash, per cui cash backed si chiama, cioè c'ha la protezione con il cash. Allora, che cosa, ovviamente voi ragazzi, no, quando parlate di married put, no, voi potete fare miliardi di married put, le potete fare su Apple, le potete fare su dei titoli spazzatura, le potete fare su Mara come la sto facendo io sul mio conto, però se io devo fare un benchmark, allora vado a farla sull'indice e la vado a fare nella maniera più ripetitiva e più lineare possibile. Io ogni mese, ogni santo mese vado a vendermi la put a the money. Allora, quali sono le performance rispetto all'SPX? Ricordate, la BXM è la covered call a the money, BXMD è una covered call leggermente out of the money, quindi sono tutte strategie che vendono, che incassano premio. La put, quella verde scuro, è una strategia che sempre incassa premio perché vendo la put naked. La put invece è una married put. Eccolo qua. Allora, guardatevi qua sto grafico. Allora, questo qua, io vorrei riuscire ad avere la mia freccetta, però non la fa. Si vede, Giuseppe? Si vede la freccetta? Sì, ma non la vedevo io, maledizione. Non sapevo dove stava. Ma dove cacchio sta? Si vede benissimo. Non, io ragazzi non la vedo, quindi devo fare per forza così. Scusate. No, adesso se lo schermo è nero, Giuseppe. Come schermo è nero? Adesso è nero. Io almeno lo vedo meno. Non so se i ragazzi vedono nero. Io lo vedo nero, non so. Io adesso però non riesco a vedere la cosa. Io vedo a questo punto la freccetta, non so, è più carina, era meglio la slide della freccetta, però se ti piace farci adesso, vedere adesso voi la vedete la cosa, la slide, perché io non vedo la freccetta, non so dove sia la freccetta. Io vedo la freccetta e non le slide, non so se gli altri ragazzi, diteci un attimo se vedete la adesso, nero, ok, anche Ermano dice nero, quindi è nero, se no è nero per tutti, guarda. No, io interrompo la condivisione e riprendo a condividere. Sempre nero. Come faccio? Stop screen. Adesso ricomincio da capo. Dai, share screen is the monitor, share screen. Adesso che vedete? Adesso vediamo io non vedo nulla, ecco. Adesso si ricomincia a vedere qualcosa. Ok, adesso si vede. Ok, allora io se io proietto, lo faccio il play, non vedo più la mia chiacchierata di freccia. Quindi non lo sai perché è sulle impostazioni, Giuseppe. No, e mo è diventato nero un'altra volta. Che palle, scusate, odio queste cose. Guarda, è sulle impostazioni, capito? Cioè, sulle impostazioni che tu vuoi vedere, che puoi vedere la freccia, c'è cioè un'impostazione apposta sul... Ma su, di cosa? Su Keynote. Su Keynote? Vabbè. Cioè, sulle impostazioni, c'è cioè un'impostazione che dice, vedi, visualizza freccia di movimento, la devi selezionare. Ma dove è stata questa impostazione? Che non lo so, da Keynote, ma io... Beh, vedrò, te lo cerco sul Keynote mio e vediamo se lo trovo. Piccolo inconveniente di piccolo inconveniente tecnico, però insomma il primo che andiamo, Services preferences, ecco qua, trovate
Slide show pointer when using. Ok, adesso dovrei vederlo. Allora, Però adesso si vede nero, prova a rimandare, sì. adesso gli faccio lo share screen. Sì, Alessandro, infatti, la diretta. Share screen. Ok, adesso dovreste rivedere lo schermo. Share. Ok, lo schermo si vede. Vedete ancora lo schermo? Adesso si vede la presentazione. Oh, perfetto. Ecco la mia bellissima freccia. Allora, ragazzi, allora, lo Standard & Poor's 500 è sto robo qua grigio scuro che è parzialmente coperto da questo maledetto Wilshire 5000, però guarda, è questo qua. Allora, come vedete, quello che performa meno di tutti è la BXMT. Ricordate, è la covered call con leggermente out of the money. Però qua sotto lo vedete ancora meglio. Nei vari anni, questo arriva fino al 2018, questi sono i rendimenti. Tutte queste due strategie, vedete, queste due strategie sono la put, quindi la vendita di premio come sotto forma di naked put, la vendita di premio sotto forma di covered call, hanno performato meglio dell'SPX. La put, guardate dove sta? Sta qua sotto. Allora, questo ragazzi, mettiamo una parentesi, cioè mettiamo anzi una sottolineatura enorme. Non vi stiamo dicendo che dovete da domani vi dovete mettere a vendere put naked, perché voi lo sapete, no? Cioè, l'abbiamo detto talmente tante volte che siamo contro le strategie, no? Che vendono premio. Però questo studio, no, è stato fatto, se poi ve lo andate a leggere, è abbastanza concettoso, cioè, ed è fatto insomma anche a livello abbastanza matematico, è fatto per far vedere come a fronte di portafogli ben attrezzati. Una vendita di premio può aiutare ad aumentare l'alfa del portafoglio, quindi il rendimento del portafoglio, ma anche i vari Sharpe ratio, i Sortino ratio, che sono degli indicatori di come il portafoglio risponde rispetto al rischio. Perché, per quanto possa sembrare strano, rispetto al possesso dell'indice, quindi rispetto al possesso delle azioni senza protezione, senza vendita di premio contro, senza covered call, quindi o altro, queste strategie performano addirittura meglio e lo vedete qua. Allora, questo non è un grafico difficile, non vi preoccupate, guardate la BXMD, l'SP500 e la PUT, che sono questi tre. Allora, qua avete i rendimenti, vedete, stanno come rendimento, stanno leggermente meglio dell'SPX, o più o meno allo stesso livello, ma quello che vi fa la differenza è la standard deviation. Ricordate gli studi precedenti, scusate, le puntate precedenti, la standard deviation è una misura del rischio. L'indice, il possesso dell'indice, il possesso del titolo o del paniere dei titoli in questo caso, ha una rischiosità maggiore del BXMD e addirittura maggiore della put in una strategia naked. Una volatilità maggiore, cioè. Perché? Perché se lo andiamo a vedere qua, l'SPX sta qua, dove cavolo sta, vedete il massimo drawdown che ha avuto l'SPX. Allora, ovviamente qua ragazzi parliamo di indice, qua hanno preso, no? Il drawdown quando è iniziato un crollo dal punto di massimo dove è iniziato il crollo fino al punto di minimo. Ovviamente, ragazzi, qua guardate le date, novembre 07, febbraio 09, vi ricordate che è successo, no? All'inizio a fine decade 2010 c'è stato il famoso crollo della bolla immobiliare. Il drawdown, si chiama peak to valley, quindi dal massimo al minimo dell'SPX è stato del 51%. Gli altri strumenti, quindi il buy right out of the money, la put, non la put, hanno avuto un drawdown minore. Notare che in base a questo studio il drawdown minore è anche minore del drawdown della put, cioè della maledetta married put. Allora, noi vi abbiamo detto l'altra volta, non diciamo che la married put è sbagliata, non diciamo che la married put, diciamo, non è neanche una synthetic long call, così siamo tutti contenti. Ma in realtà lo è, ma come vedete da questi benchmark che sono fatti da questi signori qua, ripeto, non sono numeri che hanno tirato a caso Giuseppe e Paolo, tutto sommato non sono queste gran figate di strategie. Ripeto, queste sono strategie che vengono fatte, no, non vengono gestite, non vengono manipolate,
chi fa la merit put probabilmente poi quando la put va in the money la vende. Questo ovviamente, no, per essere un benchmark devono avere delle regole semplici, replicabili e non discrezionali. Cioè non è che dice beh, io adesso però la vendo, però Giuseppe l'ha venduta, Paolo non l'ha venduta, l'ha ricomprata. Queste fanno un'azione che ogni santo mese mi compro l'indice e mi compro una put al 5%, a fine mese vedo il risultato, ovviamente non posso fare altrimenti, però servono a benchmark e vi fanno vedere che tutto sommato, no, la merit put che di primo acchito a me l'istinto verrebbe a dire se io sono protetto quando il mercato mi crolla mi deve dare un drawdown migliore rispetto alle altre strategie con vendita di premio, invece non ha avuto un drawdown, non è drammatico, però vedete ha avuto un drawdown peggiore di questo del 35,81 della covered call, addirittura il drawdown è peggiore della vendita della put. Allora, che cosa noi invece diciamo? Siccome no, non è che questi benchmark, come vi dicevo prima, si adattano a grossi portafogli, a come strategie diciamo accessorie rispetto a quelle che si mettono in piedi su portafogli, no, che non sono certamente la nostra portata, quello che noi invece proviamo a spiegare nel nostro Golden Call, del quale poi parleremo nel corso nel gruppo privato, è una strategia come questa, no, con una gestione dinamica di protezioni che intanto non sono mai married, nel senso che io compro una put e non vendo nulla contro, quindi c'è sempre un misto fra investire in un premio e guadagnare altro premio da altre fonti per azzerare il più possibile la perdita. Ma quello che è successo, se voi vi ricordate l'ultima lezione che abbiamo fatto l'11 febbraio, avevamo Mara, che era il titolo che stavo seguendo io, a 39,88, e questo era l'11 marzo, con io avevo a quel punto un profitto di 6.727. Oggi ho fatto questo screenshot e guardate quanto è diversa la posizione, ma oggi con il titolo che ha perso più di 5 dollari, il profitto è sostanzialmente lo stesso, cioè c'è $300 in meno di profitto, quindi la posizione, devo dire, no, possiamo dire che è servita, ma non è quella la cosa importante. Guardate la differenza, io qua all'11 febbraio avevo 200 azioni Mara, al 25 febbraio ho 213 azioni Mara, perché ho gestito dinamicamente gli hedge, e con i proventi degli hedge, che ho gestito appunto dinamicamente e discrezionalmente, mi sono comprato altre azioni. E ovviamente poi le potete vedere, se volete vi porto sul conto e vi faccio vedere, perché questo è Wuhan, ma sul mio conto ovviamente ci sono anche le azioni. Quindi questo è quanto per oggi. Adesso non so se c'ho il conto qua da qualche parte, così, no, perché non sembri che vi raccontiamo le scemenze del sta qua. Andiamo su Mara, vedete position 213, cioè 213 azioni, e addirittura sta addirittura scendendo oggi Mara, perché stava a 1,40, quando l'ho presa io stava a 33, adesso si vede che è sceso con il mercato. Poi vediamo che fa il mercato. Ah, benissimo, 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 è risalito. Vabbè, questo ragazzi per dirvi, no, che comunque perché io ero fuori, perché ho chiuso il browser oggi proprio tutti i problemi della diretta, ero fuori, ma tu stai facendo vedere uno schermo nero quando facevi vedere il conto, non impera, era soltanto per dirlo, ok? Però ma l'avevi visto in caso di Mara? Perché stavo fuori da backyard, e quindi aspetta, nero. E allora, oggi è così, dai, lascia stare, si vede tutto nero. Vabbè, lo rifacciamo vedere al volo. Dobbiamo farti vedere i conti, ormai si sa che noi non nascondiamo, non c'è nulla da nascondere, quindi quello che è lo facciamo vedere. No, facciamo una cosa proprio al volo, volando, lasciamo anche i nostri faccioni. Allora, questo è Mara, vedete, 213, lo vedete adesso? Si vede? Sì, adesso sì. E questo è la slide, ditemi se si vede. Sì, no, ma la slide si vedeva, non si vedeva più. Questa è la differenza. Okay. Vabbè, allora, stop sharing,
Allora, ragazzi, domande? Allora, prima, sì, allora, io e Giuseppe stiamo ragionando su, pure sul discorso del gruppo privato, no? Abbiamo fatto pure un piccolo programma, diciamo quello che potremmo fare. Stiamo un attimino studiando la parte tecnologica, perché chiaramente pure questo comporta, quindi la piattaforma dove mettere, poi dove fare le dirette, la piattaforma dove posizionare, diciamo, le dirette come video, come fare la forma di pagamento, come gestire gli abbonamenti. Insomma, ci sono un po' di qualche problema tecnico, non problema, ma cerchiamo la forma più comoda, perché chiaramente poi nel momento in cui avremo una chat, avremo una conversazione, eccetera, chiaramente, siccome l'idea è anche fare delle posizioni insieme, chiaramente cerchiamo quella che può essere la più smart come opportunità, che ci dia quindi la semplicità la velocità e anche, diciamo, una buona possibilità di fare dirette, di fare commenti, mettere immagini, eccetera. Quindi stiamo un po' valutando queste cose. L'idea è questa. Io adesso li do, noi abbiamo fatto per il momento l'idea è un po' questa qui. Quindi questo è il volantino che stiamo preparando. Ovviamente sa non rimanere da solo, entra a far parte degli Option Traders, che sarebbe questo gruppo. L'abbiamo chiamato Option Traders perché il nostro sito si chiama Option Traders. La richiesta che faremo sarà 49, diciamo, se scusate, costerà 70, qui ho sbagliato, 75 euro al mese, perché però, diciamo, ho sbagliato, ho convertito, quindi sarà 49 al mese. Per chi si iscrive, dopodiché sarà 75 euro, okay? Per chi si iscrive entro il 15 marzo. L'idea è di partire il 15 marzo, quindi diciamo a metà mese prossimo, okay? Allora, quello che faremo saranno due webinar al mese, ovviamente saranno un po' più lunghi e elaborati chiaramente di quello che facciamo adesso gratuitamente. Quello che vogliamo mettere sono ovviamente tutta la parte del continuare, quindi adesso qui abbiamo finito la parte gratuita del corso ad Basic, e faremo quindi un corso intermedio e un corso avanzato, quindi proseguiremo quello che abbiamo, diciamo, fatto fino adesso, ok? Poi faremo anche un'analisi di varie piattaforme di trading e broker, quindi noi siamo sempre abbastanza, come anche diceva prima Giuseppe, siamo sempre abbastanza un po' attivi nel mondo delle opzioni, e quindi alla ricerca sempre di novità per quello che riguarda broker, piattaforme, eccetera. Quindi magari quando ci capita una cosa del genere le vediamo insieme. E anche vedere proprio quelle che sono le più usate, come Interactive, come TastyWorks, quali sono le funzioni, perché tante funzioni vengono aggiunte ogni tanto, nuove funzioni, molti non sanno usare la piattaforma, quindi faremo poi novità sui software di opzioni dal mondo specialmente americano, vediamo poi che cose, un osservatorio sul mercato americano e anche del backtest delle strategie, quindi faremo anche, diciamo, vedremo le strategie, a parte le più famose, ma anche strategie che ci possono venire in mente e nel gruppo e ad esempio ad alcuni studenti o anche a noi, e faremo dei backtest, ok? Quindi faremo degli esempi di backtest con sistemi automatici o dei backtest per poi, diciamo, per brevi periodi anche in maniera manuale. Dopodiché faremo ogni mese una strategia, quindi una strategia, diciamo, da quelle più semplici a quelle più elaborate, a strategie che magari non sono molto conosciute, ma che hanno, diciamo, chiaramente un'elaborazione e anche uno stile un po' più avanzato del basic. E poi trading di gruppo, che significa che ogni tanto faremo qualche posizione insieme, diciamo apposta con le strategie che andiamo a spiegare, e in modo che possiamo poi vedere l'evolversi del trade nel tempo. Per quanto riguarda diciamo quello che è importante, è che cercheremo di fare questi webinar un po' misti, cioè nel senso che abbiano sia una parte di basic, quindi per le persone che hanno ancora non un'altissima conoscenza delle opzioni, ma per poi anche prendere una parte del webinar, diciamo, di questi webinar anche un po' più avanzata, dove poi magari piano piano arriveremo tutti allo stesso livello, però è chiaro che avremo chiaramente, diciamo, persone, diciamo, iscritti
che avranno livelli diversi e dovremo un attimino coprire questo range di livelli fino a che tutti non arrivino allo stesso livello. Altra cosa che faremo è anche presentazione da parte degli iscritti, quindi diciamo gli option traders a loro volta, quelli che hanno qualche idea, qualche hanno fatto qualche trade o qualche cosa, presenteranno loro all'interno di questi webinar quello che hanno fatto, come hanno ragionato e la posizione che hanno, diciamo, in essere. Ok? Quindi. E poi c'è anche un'altra cosa che pensavo di fare, che abbiamo aggiunto dopo con Paolo, è siccome anche noi seguiamo azioni, ma tipo quella che avete visto, no? Mara ed altre, anche quelle le condividiamo con voi, insomma, vi diciamo i nomi che stiamo seguendo e sui quali entriamo. Ovviamente, ragazzi, noi non capiamo un cacchio di angoli dei failure, queste cose qua. Vi diciamo quello che noi. Difatti, tra queste, se parti con le domande, non so chi ci ha fatto una domanda, che mi dispiace, ma ti devo dare una brutta risposta. Dario, tu ci chiedi quando spiegate l'indicatore Cimociu Cloud, penso mai, nel senso che. Questa domanda. Sopra, Dario ci domanda quando spieghiamo. Non è, cioè, sinceramente, io non so neanche cosa sia. Noi non usiamo questi indicatori, come magari se ci hai seguito su qualche altro video, noi siamo molto, molto random. Cioè, non, per noi il mercato va 50% su, 50% giù. Quindi diciamo tutti questi indicatori non ci crediamo molto, però insomma. Ragazzi, se qualcuno di voi è appassionato invece, nell'ambito del gruppo possiamo fare delle lezioni non voglio dire analisi alla Buffett perché non mi permetterei mai, però insomma di analisi fondamentale, come si analizza da un punto di vista fondamentale un titolo, che tipo di analisi fanno sui cash flow, cioè roba che non richiede la economia, ma almeno vi consente di guardare un po' di valori fondamentali, che secondo noi alla fine sono quelli che bisognerebbe guardare piuttosto che le cose tecniche. Certo. Quindi comunque questo Ikimoku, non so come si pronuncia, non sappiamo cosa sia, ammettiamo una signoranza. Allora, Massimiliano, se però voglio fare qualcosa a livello in campo, devo comprare una call deep in the money a lunghissima scadenza, mi vendo le cose settimanalmente, o sbaglio, ma l'immortale, ma che è questo? Massimiliano, allora questa strategia si chiama Will, e attenzione, non è che un income, cioè sì, può essere definita anche un income, però non è la panacea, cioè qui puoi guadagnare, e quando guadagni meno che se guadagnassi con una posizione naked lunga, e puoi perdere, ma perdi meno se ti va contro. Quindi la faremo, la spiegheremo un attimino anche in dettaglio. Non è lunghissima scadenza, in realtà è lunga. Sì, è una delle strategie che spieghiamo poi nel gruppo privato. In fondo, essere coperti con il sottostante equivale a essere coperti di liquidità. Sì, no, anzi, Antonio, esattamente quello, cioè l'ipotesi di lavoro di quei benchmark, che le short put nude sono, come ho detto prima, cash pegged, cioè non è che tu vendi una cosa, cioè tu c'hai tutto il cash che ti serve, non c'hai margine, c'hai cash, c'hai i bigliettoni de banca sotto. Marco, il viaggio più rischio poteva fare perché la borsa urlata, sì, esatto. Cioè, sì. Sì, Marco, su questo c'è un aneddoto, una Scott, veramente, quando venne a Roma, andavamo a mangiare, io c'ho anche un ristorante, quindi andavamo a mangiare al ristorante, poi ci siamo messi lì fuori a chiacchierare, mi ha raccontato, stavamo insieme, Giuseppe ci raccontò che lui c'era questo, il CBOE, già l'ho raccontata su un'altra diretta, c'ha praticamente questi anfiteatri, quindi lui che cosa stava? L'anfiteatro dell'SPX, poco vicino c'era l'anfiteatro del Future, no? Quindi lui entrava in una posizione sull'SPX urlandola, no? Poi correva nel pit del Future e faceva la posizione opposta in hedging, praticamente guadagnando sullo spread, quindi lo poteva fare semplicemente spostandoci fisicamente, cioè andava proprio a correre da un pit all'altro, quindi diceva, faceva i chilometri avanti e indietro, a fare queste posizioni che poi andavano a proteggersi praticamente dall'altra parte, quindi faceva sai che li possiamo far vedere, Paolo, forse tanto ormai non
scotto un pezzo, ma cosa in casa, li possiamo far vedere l'1.5 sull'OX SPX, che era uno dei trade che faceva scotto sui pit quando l'OX era lo standard pur cento, era l'indice più tradato come opzione. Adesso non c'è più. Le opzioni più liquide fino all'inizio degli anni 2000 erano sull'OEX, non sull'SPX. Adesso praticamente è un indice morto, però prima, quando era molto tradato, si facevano degli spread OEX, SPX, e si sfruttava il fatto dell'early exercise, perché era possibile fare l'early exercise sull'OEX, e Scott ci ha fatto un sacco di soldi su quello, cioè ci ha spiegato come si faceva. Purtroppo adesso non è tanto facile, ma però per cultura ve lo faremo vedere perché è interessante. Sì. Mari, Antonio, con una buona esperienza e un buon management e più una consistente liquidità, la vendita di put... Allora. Noi siamo contrari. Guarda, non possiamo dire no, però dipende da cosa vendi. Questi qua sono vendenti. No, ma sicuramente, Antonio, queste sono le strategie che tu il 90% del tempo guadagni. Devi stare attento a quell'altro 10% che non perdi tutto il 90% che guadagni prima. Allora, però questi benchmark, c'è delle buone regole di money management. Sono costruiti per aumentare l'alfa di un portafoglio, quindi non il portafoglio ha delle piccolissime quote su quella roba lì. Non è un portafoglio tipo quello del famoso Cordiera, come si chiama lui, che shortava put e basta. Cioè sono componenti di un portafoglio. Però attenzione, se l'intenzione è comunque comprarti il sottostante o farti assegnare se ti va contro, o hai un capitale, il tuo capitale è più che sufficiente, come dicevamo l'altra volta, a comprarti il sottostante di quella naked, quindi che non è superiore a un 10% quello che ti assegneranno a quello che è il tuo capitale complessivo, va anche bene, cioè non stai rischiando. Il problema è che purtroppo molti piegano, noi abbiamo sentito delle cose da suicidio, gente che diceva vendi le put naked prendendo un finanziamento, facendo di finanziarie da una società finanziaria in banca, prendi i soldi in banca a prestito e fai le put naked, cioè lì prende un attimino male, no? Cioè, questo è veramente da... Cioè, non voglio esprimermi con volgarità, però non prendete finanziamenti per vendere put naked e non credete a chi vi dice che con le put naked si diventa miliardari, perché quelli sono gli amici delle cordie, lasciateli stare. Anzi, appena dico una cosa del genere, scappate via, perché sapete che... Mario, ma nell'altro caso vi pare che la sell put ha performato peggio dell'SPX da solo? No, è vero, Mario, ha performato peggio. Sì, ha performato peggio. Guarda, adesso ti do proprio i dati precisi. Allora, il cumulative total return di un dollaro investito nell'86, il 30 giugno 86, e disinvestito il 31 dicembre 2018 è stato per l'SPX 20,85 e per la PUT senza la WP 19,35, quindi è stato leggermente inferiore. Però la PUT, la naked PUT aveva un drawdown migliore, quindi aveva probabilmente uno sharp ratio migliore. No, hai visto bene, Vittorio? Tutto nero, tutto buio, tutto nero. Ci segnate sulla video, avremo proprio versione al buio. Marco Giuva, grazie, troppo buono. L'analisi fondamentale, Renato, ti amiamo solo per questo. Allora, vediamo un po'. Aspetta, ne ho saltato un casino, madonna quanti sono. Grazie Marco. Quando iniziamo, dai, 15 giugno, ciao ragazzi. A me servirebbe un po' di tempo per rivedermi i webinari. Oh, Mario... Noi, se iniziamo il 15 marzo, chi si iscrive, diciamo, dal 15 marzo al 15 aprile il prezzo è 49. Noi vogliamo dare un vantaggio a chi ci ha seguito con affetto sin qui, poi dopo ci sarò con piacere, grazie George. Ichimoku. Vabbè, non prendete. No, ragazzi, no, però no, davvero no, noi lo diciamo con rispetto. No, non è ignoranza, magari è una cosa interessante. Ma ce lo andiamo a guardare su Ichimoku, perché magari è una cosa interessante. Io... No, non lo so. Allora, Giuseppe spiega solo come si fa. Ragazzi, io devo fare outing. Io l'ho fatto un corso su Gandhi, io perciò ne parlo. Cioè io qua c'ho scritto Giocondo, vi ricordate il carosello degli anni 70? E che c'ho scritto qua Giocondo? Sì. Dai, scorri, che è tardi, Giuseppe, vai veloce, dai. Biglietto. La voglia. Va ancora, la vostra priorità è solo sui mercati americani? Sì, noi trattiamo solo i mercati americani, Renato, non andiamo, niente, zero, in Italia zero. Ecco, okay. Un'altra interessante, la faremo.
Si può fare il golden call per proteggere la posizione e avere il Il dividendo? dividendo, sì, Sì, fondamentalmente sì. Se hai il no, golden call, tu hai il certo. sottostante, quindi ottieni i dividendi, certo. Ma ti faremo anche vedere un modo attraverso il quale con le call puoi anche avere il dividendo. Sicuramente l'abbiamo vista. Si poteva vedere il pot di scotto ieri, butterfly. Sì, gli iscritti al pot non è, non è, l'ha fatto, lo fa oggi Scott il pot perché l'ha rimandato, però lo tradurremo in italiano per gli iscritti al pot, ovviamente. Ovviamente, meno male. Quello del pezzo l'ho sentito anch'io, ma per carità, lasciate vedere, ragazzi. Ma peccato che è giustissimo. Se c'avevi le neghe d'oggi che finché l'ha fatto 90 punti, ti rideva. Ammazzi quante siete. No, ma no, ragazzi, davvero, noi non lo conosciamo, non possiamo giudicarlo. Ma guarda, io me lo studio, ma vado a fare una ricerca, sto un po' in giro, però non è Dai, neanche. ce lo studiamo e poi te lo spieghiamo Ma io. sono ignorante io, non lo Ah, so, ma no, poi anch'io, io pure. Non... non lo so che cacchio è. Non sto dicendo che è una porcata. Danno, potrei anche dirlo. Ma Cristiano, il Golden Collar, vediamo, certo, il Golden Collar è un corso a sé stante, non è che ci mettiamo a spiegare il Golden Collar sul gruppo, Però sul li gruppo. faremo e quindi vedrete come si fanno. Alla fine faremo un po' come Scott. Scott non spiega, però alla fine le fa talmente tanto che alla fine la gente impara a farli. Cioè noi di traversa mica abbiamo fatto il corso. E Ivano, no, no, aspetta Ivano, poi quando sarà il momento mandiamo noi un link, quando siamo pronti. Bisogna iscriversi per iscrivere. No, non ti preoccupare. Dopodomani luna piena, certo, astrologia. Resta ignorante per il licimuovo, dici? Vabbè, dai, me lo studio. Però chiedere a voi il licimuovo, dai, ne voglio. Dai, coraggio, ma la fate finita con questo licimuovo, No, cioè, ragazzi, niente. voglio capire che cazzo è. Ma ripeto, non c'è nessuna. È che non lo sappiamo. È come se a me mi chiedi il neutrino, non lo so cos'è. Dario, hai scatenato l'inferno con questo licimuovo. Speriamo che sia. Mo la voglio guardare anch'io, non so che cosa. Però ragazzi, io me lo guardo perché sai, prima di rigettare qualunque cosa, se funziona, noi siamo ben disposti a usarlo, che ne Ah, so. certo. Va Ragazzi, bene. Allora, allora abbiamo. Beh, sono le siamo. 8:30, Grazie abbiamo fatto l'ora. Perfetto. a tutti e ci vediamo giovedì prossimo. Adesso ci inventeremo qualche altra cosa di cui parlare giovedì. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ho Ciao ciao. soldi. Ciao. Ciao ragazzi, buona serata.